One Podcast. Ciao, sono Albertino. Questo è DJ Time Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica dance e del DJ Time. Check this out. DJ Time Story. Oggi raccontiamo la storia di Rhythm is a Dancer, degli Snap. Ba 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 elettrica salsa. Con la sua famosa introduzione ba 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 nel 1986, elettrica salsa del gruppo tedesco Off diventa un tormentone. Elettrica salsa. Il disco spopola nelle discoteche di tutta Europa, raggiungendo anche la prima posizione dei singoli più venduti in Italia. Il cantante di elettrica salsa è un istrionico e carismatico biondino che si chiama Sven Vatt. Diventerà uno dei DJ techno più famosi del mondo. I produttori del disco, Michael Munzing e Luca Anzilotti, formeranno gli Snap. Ispirati da Automan, dei Nucleus, nel 1992 Munzing e Anzilotti producono Rhythm is a Dancer. La voce di Thea Austin e il rap di Turbo B completano quella che, ancora oggi, è una delle canzoni dance più amate e conosciute. Irresistibile in qualunque modo e contesto la si ascolti. Nell'anno della sua pubblicazione, il 1992, Rhythm is a Dancer è stato il singolo di maggior successo in Europa, capace di battere Black or White di Michael Jackson. Don't Let the Sun Go Down di George Michael and Elton John. E anche I Will Always Love You di Whitney Houston. La leggenda racconta che Rhythm is a Dancer non doveva neppure essere pubblicato come singolo, ma il successo ottenuto sulla pista da ballo dell'Omen, discoteca di Francoforte di proprietà di Sven Vatt, dove anche Michael Munzing e Luca Anzilotti lavoravano come DJ, convinse il gruppo a rivedere i propri piani. Ed eccola, Rhythm is a Dancer degli Snap. E questa era la storia di Rhythm is a Dancer degli Snap. Non perderti il prossimo episodio di DJ Time Story, le canzoni che hanno fatto la storia della musica dance e del DJ Time. Lo trovi sull'app One Podcast e su tutte le principali piattaforme. DJ Time Story con Albertino, scritto da Ale Lippi, montaggio Mario Fargetta, una produzione One Podcast.